Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e oggi siamo qua in questo nuovissimo episodio di ProFarmi stagione 5. In questo episodio andremo ad occuparci dello scarico della paglia, della razione mista e inizieremo a buttare le basi su quella che sarà l'avvento delle energie rinnovabili in questa serie. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo tornati su ProFarming. Devo abbassare gli spilloni qua. Siamo tornati su ProFarming perché, come avevo detto, ProFarming non rientra in quella strana rotazione di tutte le serie che sto tentando di fare. Allora, partiamo con quello che facciamo oggi, cioè iniziamo a spostare le balle perché l'ho portate giù con il rimorchio, quindi dobbiamo andarle a sistemare. Le mettiamo un po' di qua, un po' di là, vediamo come riusciamo a sistemarci. Dobbiamo fare la razione mista, penso che ne faremo giusto due, e poi inizieremo a pensare a quello che, come vi ho già detto, è l'ambito delle energie rinnovabili, quindi magari una pala eolica, poi un po' di pannelli e poi penseremo anche alle serre, perché voglio anche implementare quelle, dato che non c'è quasi nessuno che se ne occupa. Probabilmente non avremo il tempo per gestire anche la cosa delle tame, che faremo nel prossimo episodio. Mi dispiace un po' spezzare tutto così, sarebbe meglio se avessi finito la roba della paglia nello scorso episodio e adesso avessi fatto tutto con la serra, ma purtroppo sono un tipo piuttosto disorganizzato, soprattutto quando sono stanco. Allora, mi scuso se ieri non sono usciti video, anzi non solo ieri, anche l'altro ieri. Come vi ho detto, sono sotto stage, o meglio, ero sotto stage, quindi speravo di riuscire a star dietro tutto, però comunque sono sempre arrivato a casa troppo tardi, troppo stanco per mettermi lì a registrare, quindi non sono riuscito a portarvi video. Che comunque da un certo punto di vista non è neanche malaccio, perché tanto poi sarebbero usciti magari episodi non tanto bellini in cui sono un po' moscio, quindi meglio così. Oggi invece io ho finito lo stage, ho finito il mio periodo, quindi da oggi si torna a lavorare, ho tanti video, ho tante idee in mente, quindi si tornerà sul canale e non solo, anche su Farming Italia, si continuerà a lavorare alla grande. Comunque, torniamo a noi. Allora, a parte queste visuali bruttissime che vi sto facendo e a fatto che il nostro fast track è nel traffico, ma vabbè, prima o poi il traffico finirà. Cosa volevo dirvi? Allora, in questa ci stiamo davvero avvicinando alla fine della stagione 5, davvero tanto. Quindi, allora, abbiamo detto, la maggior parte di voi mi ha detto che vuole vedere la New Holland FR anche in questa stagione, quindi dovremo utilizzarla in questi ultimi episodi, in uno di questi ultimi episodi. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che devo decidere come utilizzarla, con che testata. Quindi lascerò a voi, pubblico gentile, vorrei dire, com'è già che si... Non è il martello, ha un nome speciale se non sbaglio. Sapete quello dei giudici, no? Quella specie di martello che loro picchiano, no? Per dare la sentenza o per richiamare l'ordine. Voi ce l'avete in mano in questo momento, voi del pubblico gentile. Quindi siete voi che potete scegliere che lavorazione vedere. Me lo fate sapere con un bel commentuzzo. Diciamo che le alternative sono, dato che le testate sono quelle che sono, allora potete chiedermi di trinciare mais e lì deciderò se usare la camper o la New Holland, o quella della New Holland, che è sempre la camper però con livrea New Holland. Oppure utilizzare quella per o per l'erba o comunque per frumento, oppure utilizzare quella per l'andane e quindi mi taglierò un po' d'erba, sfalcerò un po' d'erba e poi vedrò di fare l'andane in modo che poi insieme la raccogliamo. A sto punto seminerò solo quello che è necessario, perché non voglio mettermi lì a farmi casini vari che poi non mi servono, quindi adesso in poi seminerò ben più poco, perché ho già fatto ancora un giro, ma tanto non ci serve, perché poi sappiamo che prima che aspettiamo ancora le grandi richieste, magari per la fine della serie molte grandi richieste non arrivano, e quindi per me, per
farmi il mazzo, tagliare, poi lasciarne i silos che poi non utilizzeremo mai, non la venderemo mai, tanto vale che non mi metto neanche lì a seminare e a preoccuparmi. Allora, per la paglia direi che questa poca, tra virgolette, paglia ci può bastare, il resto lo lasceremo come souvenir. Tink. È servito solo a farmi sclerare quando la devo sistemare e basta. Comunque sta di fatto che dopo averlo utilizzato un pochino sono arrivato al verdetto che sia per gli occhi, cioè da vedere, sia per la comodità preferisco di gran lunga il... No, mi si è... Di gran lunga il New Holland come telescopico. Sto fast track proprio non ce la vuole fare. Ah ecco, poi praticamente la maggior parte di voi mi ha detto che va bene se la prossima stagione verrà fatta principalmente in multiplayer, comunque senza l'ausilio del course play. Molti di voi mi hanno detto Agro, però almeno i tutorial continuali a fare. Io ragazzi, i tutorial ho già delegato per Farming Italia MiroZ e vedremo di, penso entro la fine di luglio, di creare una sezione sul forum ad hoc in cui voi potrete trovare qualsiasi guida. Lui ha già fatto tantissime video guide, quindi creeremo semplicemente i topic giusti e vedremo di fare il tutto. Poi altre cose di cui vi volevo parlare, in realtà non sono riuscito ad approfondire molto perché era l'ho letto nella pausa pranzo dopo lo stage, quindi non ho visto bene, però sembrerebbe che ci sono già dei rumors sul Farming Simulator 2017, il che è stranissimo perché normalmente le news sono sempre arrivate nella primavera, magari nella primavera o nell'estate, prima che il gioco uscisse verso l'autunno. Invece adesso no, con più di un anno di anticipo abbiamo già qualche news. E quindi il nuovo Farming praticamente a quanto pare si inizierà ad approfondire il mondo dell'allevamento, sembrerebbe. Infatti tra i marchi che sono già stati fatti c'è come uno dei main sponsor, uno dei marchi più grossi, magari l'avete sentito, è stato un megatuono, ma va bene lo stesso. Uno dei marchi più importanti è l'Eli. Praticamente la Leli ha deciso, beh in realtà solitamente si fa sempre in collaborazione, però comunque ci sarà appunto i mezzi Leli e non solo attrezzi per la fine giornata, perché Leli è famosa per il mondo dell'allevamento sia per il lato dell'agricoltura meccanizzata ma anche per l'interno. Infatti ci saranno le mungitrici Leli, ci saranno i robot da stalla Leli e queste cose qua. Quindi tutto fa pensare a un aumento della realisticità degli allevamenti, quindi bisognerà iniziare a pensare molto di più agli allevamenti. Per esempio adesso non mi basta fare la razione mista, no, la butto, poi magari il mucchio viene anche un po' qua in mezzo, allora devo passare con il... devo far passare al robot che me lo spinge tutto verso le mangiatoie, eccetera, eccetera, eccetera. Il che non mi dispiace per niente. Altre news, beh, si sa davvero poco, molto probabilmente c'era scritto che non verrà presentato al Gamescom, beh ma questo era quasi sicuro. Il Gamescom, per chi non lo sapesse, è una delle più grandi fiere per quanto riguarda l'ambito videoludico, quindi dei videogiochi, e si trova in Germania, mi pare si faccia a Colonia. Solitamente la Giants, quindi la casa madre di Farming Simulator, presenta sempre al Gamescom i suoi capitoli, ma comunque si sa già che molto probabilmente non si vedrà ancora nulla quest'anno, il che mi sembra abbastanza normale. Infatti mi chiedo come diavolo abbiano fatto ad arrivare ad avere queste informazioni sul fatto che come si dice, che ci sarà la Leli e queste cose qua. Qualcuno che è infiltrato dentro, ragazzi, ci sono anche le spie nel mondo di Farming. Allora, qua noi aspettiamo che faccia scendere tutta la razione mista, qua abbiamo finito, e allora adesso direi che possiamo buttarci sul piazzare le nostre fonti di energia rinnovabile. Come vi abbiamo già detto nello scorso episodio, andiamo nel campo 1. Ops, no,
Errore, ok. Voilà. Andiamo nel campo 1, che ad occhio dovrebbe essere per di qua, se non mi ricordo male. Ah sì, poi ragazzi mi devo anche ricordare che dobbiamo comprare l'Hurleyman, perché ve l'avevo promesso che compravamo anche l'Hurleyman, quindi lo compreremo, tranquilli. Lunedì... là, eccolo qua, perché era tutto verde, non l'avevo riconosciuto. Ok, quindi è questo. Allora, io pensavo una pala eolica su in questa zona qua, solo perché, allora vi spiego, voi dovete tener conto che adesso non so bene come gira su... farming 2015, però almeno nel 2013 e nel 2011 le pale appesantivano un pochino il salvataggio. Quindi se noi ci mettiamo, la mettiamo qua, siamo ben isolati dalla zona che noi usiamo normalmente, quindi il lag non lo risentiamo tanto. Stessa cosa per i pannelli solari, ho scelto questo campo proprio perché è molto isolato. Adesso vi faccio vedere un pochino cosa voglio fare. Allora, intanto ci sono due serre, una con i pomodori e una per la lattuga. Io pensavo di fare due pomodori, due alla lattuga. Sembra che sto ordinando dei panini. E un bel po' di pannelli solari. E poi il convertitore di energia, cioè una pala eolica. La pala eolica ci dà 2000 euro all'ora e ci chiede 50 euro di manutenzione al giorno. Il che vuol dire che ci dà circa... 48.000 euro al giorno e ce ne chiede 50 di manutenzione, che sono veramente pochi rispetto alla quantità che farmiamo, che facciamo. Qua invece abbiamo 190 euro all'ora con 25 al giorno, quindi sono 190 per 24. Un bel po' di soldi, ragazzi. Adesso non mi metto qua a fare il calcolo. Anzi, no, dai, posso farlo. Vediamo un attimo velocemente. 1 plus 1 viene a me. Calcolatrice. Allora, 190 per 24 ore. Allora, ci facciamo 4.560 euro al giorno. Facciamo 10 pannelli. Ops, 10 pannelli. Ovviamente, 45.000 euro al giorno. Spendendone 1 milione. Ok, ne abbiamo 3 milioni. Bah, direi che si può fare. Allora, iniziamo con la pala. La pala andiamo la fè qua e la giriamo. Vabbè, a parte che poi forse si gira lei in base al vento, però mi piace così. Compra. Ok, quindi la possiamo già vedere qua. 1 milione e 200 mila euro sono andati, però abbiamo una pala eolica, signori. Ok, ora andiamo a piazzare i nostri amiconi pannelli solari. Cosa facciamo? Io direi di fare una bella schiera. Quindi qua, qua, qua. Come non si può mettere? Qua. Non sono più tanto simmetrico, ok, così. Non ho idea di quanti diavolo ne sto comprando. Aspetta, fatemeli contare. 1, 2, 3, 4, 3, 6. Vabbè, dai, facciamo 12, 24, dai. No, 24 alle balle, non ho abbastanza soldi. Tac. Come non si può mettere qui? Ah, ecco. Tac. E poi ancora uno qui. Ora siamo rimasti con soli 893.000 euro. Ma adesso vi faccio vedere una piccola cosa, perché noi abbiamo i campi praticamente tutti tagliati, o comunque l'erba deve ancora crescere. Quindi adesso noi ci rifacciamo subito i soldini che abbiamo perso. Guardate, ho la mod fast forward, quindi premendo Ctrl R, no, time forward, fast time, qualcosa del genere. Possiamo andare avanti, guardate i soldi come salgono. Cioè, io potrei andare avanti così per sempre e i soldi salirebbero. Ok, ora smettiamola di abusare di questa roba qua. E niente, quindi abbiamo i nostri pannelli solari. Per adesso sono pochi, ma potrei prendere in considerazione l'idea di lasciare qua col tempo 120 per, e loro andranno avanti, ci faranno soldi così in automatico. Potrei lasciare il computer acceso una notte
loro andrebbero lo stesso avanti. È ancora meglio avere un server e tenerlo acceso tutta la notte, è ancora meglio. Allora, poi compriamo le serre che andremo ad ispezionare, poi chiudiamo l'episodio perché siamo già a 15 minuti. Allora, le serre ci costano 25.000 euro l'una, quindi diciamo che rispetto agli altri nostri amiconi e poco niente. Allora, direi di farle di qua perché poi io ho idea, se riesco, vorrei portare avanti anche i pannelli solari, farne molti di più. Quindi adesso facciamo 2-2, quindi non si può vedere da un'altra angolazione, no. Perché mi piacerebbe non aver tanto salto, ecco, se le metto così. Ok. No, però dall'altra perché guardavo la bocchetta del letame. Ok, ah, poi gli dobbiamo anche portare l'acqua. Non ci avevo pensato l'altra volta. Tac, mi sposto un po' così. E io lo giro completamente dall'altra. Perché così almeno con lo skid loader possiamo andare. Non mi sembra tanto pulito. Ok, così. E basta, perché abbiamo detto 2-2. Quindi adesso andiamo qua. Letame di nuovo di qua. Andiamo qui. Lasciamo un pochino di spazietto, lo raddrizziamo, ta-ta-ta-ta-ta, solite cose, tac, ci spostiamo di qua, tac, raddrizzati, ok, e ora andiamo qui, no, ok, scusate ragazzi che io sto facendo tutto col joystick, quindi per un certo verso è meglio rispetto al mouse, per altri versi no. Ok, quindi abbiamo le nostre serre che sono sistemate così. Tra l'altro mi sembra che abbiano modellato molto meglio i modelli rispetto al 2013. Guardate che roba. Cioè, ai momenti sono più dettagliati questi che i mezzi. Facciamo un giretto dentro la serra? Giusto perché io ci ho solo fatto uno stage per 2 settimane. Cioè, mi mancavano le serre praticamente. Allora, qua dovremo portare del letame e dell'acqua e ci metteremo nei prossimi episodi. Per quanto riguarda il letame, come vi ho detto, vorrei, se vi va bene, creare tipo un mucchio qua di letame e poi mano a mano con il nostro skid loader, cioè il JCB 260 Eco, portiamo mano a mano alle serre. Se avete una mod utile per fare i mucchi, linkatemela nei commenti, perché io non sono rimasto molto dietro al discorso mod script, quindi non so se ce n'è qualche alternativa rispetto a quella posizionabile, dei mucchi posizionabili. Se c'è qualcosa che funziona tipo premi CTRL Q e ti crea il mucchio lì, preferirei. E comunque vediamo poi nel prossimo episodio. Niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito come al solito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e volete farmelo sapere. Noi ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video. Da Gromodarni è tutto. Ciao a tutti ragazzi.